Okay. È troppo. Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 26esimo classico Disney, un film del 1986. Sto parlando di Basil l'investigatopo. Film particolare, vuole essere una sorta di poliziesco e ovviamente tutto si svolge nel magico mondo dei topi. Sembra quasi un prequel di Bianca e Bernie. Topi ovviamente rigorosamente vestiti. A sto giro anche il ratto, in Lille il vagabondo il ratto era nudo, fra virgolette nudo, cioè il pelo, però era nudo, invece a sto giro anche il ratto, che è cattivo, viene vestito. Tutto il film vuole essere una sorta di parodia delle storie di Sherlock Holmes, no? Dove c'è Basil, l'investigatopo, che non è altro che il topo che abita in casa di Sherlock Holmes e per qualche arcano motivo questo topo è riuscito ad assorbire le sue conoscenze, ora lasciamo perdere. Comunque anche lui come Sherlock Holmes suona il violino, anche lui come Sherlock Holmes ha questo laboratorio, ha un sacco di conoscenze dal punto di vista chimico, dal punto di vista fisico, eccetera eccetera eccetera. Vuole essere una trasposizione. Infatti il nome Basil deriva da Basil Rathbone, un attore che è diventato celebre appunto per aver interpretato Sherlock Holmes. Ma vediamo il film nel dettaglio. Parte che siamo in questo negozio di giocattoli dove c'è questo giocattolaio che fa un regalo alla sua bambina, alla sua topolina, vabbè, avete capito. Ed è questo marchingegno e già si parte con la fisica iper assurda, cazzutissima, con questo che ha creato questo marchingegno che non è altro che una bambolina meccanica, ammolla, gli dà la carica, ammolla e di solito i giocattoli a molla fanno uno o due movimenti in croce. Questa qui cazzo parte, si fa tutto... tutta la morte del cigno ballando sul tavolino. Vabbè, insomma, vuole essere la dimostrazione che questo giocattolaio non è un semplice giocattolaio, è un ingegnere, cazzo, c'ha due coglioni incredibili, no? Pronti via, salta fuori questo pipistrello con una gamba di legno, una caratterizzazione stranissima, questo pipistrello, Vampirello si chiama, che è il nome di merda, mio Dio. Come fanno l'impossibile tutte le volte per rendere il più stupido possibile il film per bambini, io non so perché questa cosa qui. Comunque, vabbè. Vampirello rapisce il giocattolaio e lascia lì sua figlia Olivia, la quale si nasconde, però a tempo zero, appena sente silenzio, esce fuori e chiama suo padre. Cioè roba che è ancora lì il rapitore e t'ammazza. Istinto di sopravvivenza zero e si parla di topi, tra parentesi. Ad ogni modo Olivia è disperata e decide di andare in cerca di Basil perché i giornali lo rappresentano come un investigatore super cazzuto che ha risolto un sacco di casi e quindi dice perfetto, mi metto in cerca di Basil. Ma dove cacchio è Baker Street? Olivia si perde e ovviamente se uno si perde deve anche piovere a dirotto. Quindi questa si perde, lì che piange in un angolo e salta fuori Thompson. Thompson, così come Watson nei libri di Sherlock Holmes, ha la funzione di voce narrante. Ed è particolare questa cosa perché Thompson ancora non conosce Basil. Cioè in realtà sembra quasi l'inizio di una saga di film su Basil l'investigatopo. Perché per la prima volta in questo film Thompson e Basil si incontrano e fanno amicizia e diventano una squadra. La piccola Olivia è disperata, Thompson la incontra e gli dice guarda, stai cercando Basil? Io non so chi sia questo Basil, però so dov'è Baker Street. Andiamo. Prendono, vanno, è bello perché si sente suonare il violino e si intravede l'ombra di Sherlock Holmes che suona il violino. Entrano in casa di Basil e c'è anche Basil ovviamente, no non sta suonando il violino lo suonerà dopo, scusatemi. C'è Basil che lo rappresenta esattamente come Sherlock Holmes, è un tipo un po' particolare, no? Molto ligio al dovere, molto fissato con i suoi casi che nemmeno li considera e sta lavorando a qualche caso, sta guardando dei proiettili, robe stranissime. A questo punto si svela il nome dell'acerrimo nemico di Basil, così come per Sherlock Holmes è Moriarty, se l'ho pronunciato bene, spero di sì perché ho un inglese pessimo. Abbiamo Rattigan, il super cattivo, super cervellone che è sempre in competizione con il nostro Basil e Basil cerca di catturare tutti i modi possibili ma lui la fa sempre franca perché è il Napoleone del crimine, una definizione che gironzola anche nei libri di Sherlock Holmes. Basil non vorrebbe aiutare Olivia perché deve stare dietro Rattigan, però Olivia gli dice guarda che mio padre è stato rapito da un pipistrello con una gamba di legno
mi sembrano dei caratteri abbastanza particolari, specifici. Infatti dice: Capri, un pipistrello con una gamba di legno è uno degli scagnozzi di Rattingham. Ok, perfetto. Olivia, troveremo tuo padre semplicemente perché io voglio trovare Rattingham, tra parentesi. All'inizio non la vede troppo di buon occhio, Olivia. E a questo punto succede una cosa che mi sta sul cazzo, no? Che voi dite: Ciapo, sei peso come la merda. Sì, lo sono. Salta fuori la governante, no? Che dà agli ospiti qualcosa da mangiare, no? Degli stuzzichini. E gli porta questi oggetti, ve li descrivo e basta, tipo a fungo, no? Con un cappello, questi dolcetti che sono clamorosamente dei muffin. Le chiamano focacce, dopodiché le definiscono frittelle. No, sono dei cazzo di muffin. A me queste cose qui mi danno una noia mortale. Una noia mortale perché stiamo parlando ancora dell'86. Ora i muffin in realtà che girano in Italia sono conosciuti è poco, è vero. Però che cazzo, sono questi qua delle possibilità di acculturarsi, di venire a conoscenza di qualcosa di nuovo. Cioè il bambino dice: fermi, cos'ha detto? Che cos'è quella roba lì che stanno mangiando? Muffin, cosa sono i muffin? E i genitori gli avrebbero detto: non so cosa sono i muffin. Insomma, prima o poi magari gli viene il dubbio e lo scoprono che cos'è un muffin, no? Mentre oggi è di dominio pubblico qui in Italia, lo sanno più o meno tutti cosa sia un muffin, no? Ma è come se il ramen, Naruto non va a mangiare il ramen, va a mangiare gli spaghetti, va a mangiare i tagliolini, no, va a mangiare il ramen. Cioè, si creano delle defiance culturali dopo, che sono stupide, inutili, no? Un voler italianizzare tutto. Perché devi italianizzare tutto? Non esiste solo l'Italia. A me piacerebbe tanto che questo ai nostri bambini rimanesse in testa. E si vedono queste piccole sfumature, no? Questo ridare i nomi alle cose. No, chiama le cose col loro nome, punto, col nome che gli hanno dato, della loro derivazione di origine. Perché? Perché? A questo punto si scopre perché Rattingham ha rapito il padre di Olivia, perché di fatti è un ingegnere super cazzuto. Lui ha in mente, Rattingham, un piano malvagio e ha bisogno delle sue doti ingegneristiche. E si vede che sta costruendo addirittura, cioè proprio l'apologia dell'assurdo, degli androidi a molla. Cioè, cazzo, gli androidi a molla, però vabbè. Questi, che non androidi, topoidi, come li vuoi chiamare, perché erano solo dei topi meccanici fondamentalmente, che però riescono a emulare tutti i movimenti possibili e immaginabili, delle robe incredibili. Ovviamente il padre di Olivia è a conoscenza del piano malvagio di Rattingham e a un certo punto dice: no, basta, io mi rifiuto di lavorare per aiutarti a conquistare il mondo, non lo so, le solite cose. E Rattingham lo minaccia e io qua mi sono chiesto, no? Ma ora ti stanno dando in mano una marea di strumenti, no? Io penso che il primo Iron Man ce l'abbiamo in mente tutti. Gli dicono, no, non mi ricordo se lo abbandonano. Ken, aiuto! Nel primo Iron Man, Tony Stark viene obbligato a costruire qualcosa o si ritrova in mezzo ai ferri vecchi e costruisce lui la prima armatura? No, costruisce lui. La costruisce lui da solo. Sì. Ecco, cioè, vabbè, ci ritroviamo in una situazione simile. Noi abbiamo lui ha un sacco di materiale con cui potrebbe costruirci, immagino a questo punto, qualsiasi cosa, anche un mega robot che pista la gente al posto suo, per esempio, lui lo comanda da dietro, ma non lo fa, non ci prova nemmeno né a scappare né a difendersi, no, lui si limita a dire: io non lavoro. A quel punto lì Rattingham gli dice: va bene, Vampirello, lo chiama, Vampirello arriva, gli dice: Vampirello, ascoltami. Oltre a procurarmi la roba della lista che ti ho dato, ci sono delle uniformi, altri ingranaggi per il tizio e altra roba, aggiungici anche la figlia Olivia, così almeno quando avremo qua con noi Olivia lo potremo minacciare quanto vogliamo e lui sarà obbligato a lavorare per noi. Un piccolo accenno alle musiche, perché io di solito non parlo delle musiche, non mi interessano troppo, anche perché dal punto di vista musicale non ho quelle nozioni da poterle giudicare. Posso dire mi sono piaciute e non mi sono piaciute. Le musiche di questo film avrei anzi preferito una cosa alla Taro nella pentola magica e non mettere canzoni, non mettere cose parlate perché sono veramente inascoltabili, brutte.
in realtà ce n'è solo uno o due. Il punto dove tutti cantano Rattingan, sei un grande Rattingan, non mi ricordo come fa quella canzone, da tanto che è brutta, però è veramente di una tristezza incredibile, che non è nemmeno un vero e proprio cantato, è un cantato parlato, che se fatto in un certo modo è anche bello, ma a suo giro no, a suo giro era veramente brutto. E in generale proprio questo film è strano, no? Perché vuole essere un poliziesco, ed è un... Il poliziesco dovrebbe avere tante note noir, no? Un po' tenebroso, eccetera, eccetera. Poi ti ritrovi quel pipistrello che si chiama Vampirello e non fa paura a nessuno, è una parentesi comica. Ti ritrovi con Rattingan che non fa paura. E Rattingan a me è piaciuto come personaggio, perché cazzo condanna a morte i suoi sottoposti, li condanna a morte. Rattingan ha addestrato un gatto, Lucrezia, Letizia, non mi ricordo come si chiama, ha addestrato questo gatto a mangiare, come ha fatto un ratto ad addestrare un gatto, non lo so, ma a mangiare i suoi sottoposti quando suona la campanella. Cioè lui li condanna a morte, è una roba tremendissima, che nel film rende poco. Nel film rende poco perché? Perché è un film per bambini ed è stato tutto addolcito. Siccome Taron li ha spaventati troppi, poverini, allora ne ha spaventati troppo, allora c'è stato bisogno di smussare un po' i cattivi. Boh, personalmente l'ho trovata una pessima idea, perché non fanno paura e quindi automaticamente si affrontano le cose con più leggerezza. Questo film poteva dare molto di più, poteva essere molto più spettrale, lugubre, con le ambientazioni. Invece no, siamo tornati a dei bambini che si vedono un prodottino squallido, semplice, brutale. A questo punto c'è la fase della colluttazione all'interno del negozio di giocattoli, non quello di Olivia, un negozio di giocattoli vero, dove Vampirello è andato a rubare le uniformi, gli ingranaggi, le cose che gli servivano. Basil, Topson e Olivia lo raggiungono, c'è una mega colluttazione, un mega scontro, anche fatto abbastanza bene tutto sommato. E alla fine Vampirello riesce a prendere tutto quanto e riesce pure a rapire Olivia e la mette nel sacco, tra parentesi, fisica zero, cioè questo pipistrello qua con un'ala spezzata, tra parentesi, riesce a prendere questo cacchio di sacco che contiene dentro Olivia, gli ingranaggi, gli uniformi, eccetera, e sembra che sia vuoto da quanto è leggero. Questa è una cosa che non è che mi è tornata troppo. Vampirello ha rapito Olivia, però ha perso la lista. E grazie alla lista, Basil, dopo aver fatto, questo mi è piaciuto, un sacco di studi su questa lista, ha controllato quando brucia il colore che emette, ha vista al microscopio, insomma, ha ottenuto un sacco di indizi, ma tanti, veramente tanti, che l'hanno portato a individuare dov'è il luogo dove Vampirello di solito si reca probabilmente a bere, perché ci sono tracce di alcolici, ci sono delle tracce di acqua salata, quindi è un punto dove il fiume incontra il mare, perché c'è anche lo scarico della fogna. Insomma, alla fine riescono a rintracciare la bettola dove Vampirello va abitualmente. Questo pezzo mi è piaciuto. Nel frattempo però Rattingan, quando Vampirello torna, gli dice: la lista dove l'hai messa? No, anzi, sarebbe stato troppo bello. È Vampirello che gli dice: cazzo, ho perso la lista. E Rattingan gli dice: cosa? Hai perso la lista? Grazie alla lista, Basil ci rintraccia di sicuro, chiama il gatto e lo fa mangiare. Scena tremenda, perché non è abbastanza tremenda e perché comunque sia sta facendo mangiare vivo un essere vivente, cioè non è il massimo. Però dice: fermi tutti, però se mi rintraccia io posso organizzargli una trappola. Vampirello, gatta, riapri la bocca, fallo uscire fuori. Tra parentesi, dopo che ha cercato di ucciderlo, Vampirello continua a lavorare per lui, cose improponibili. Lasciano in vita ancora Vampirello perché dobbiamo preparargli la trappola. Topson e Basil raggiungono questa bettola. In questa bettola c'è Topson che vorrebbe ordinare un cocktail di super lusso, e però loro sono in incognito, sono travestiti. Quindi c'è Basil che ordina due birre. Gli portano queste due birre. E c'è un punto stranissimo, no? Dove Basil intuisce che nelle birre c'è qualcosa e gli dice: fermati Topson, non bere perché queste birre sono avvelenate. E Topson beve. Allora, tecnicamente se fossero avvelenate Topson sarebbe dovuto morire, invece Topson si è sballato a bestia. Questo implica che 99 su 100 nella versione originale
Basil non ha detto attenzione sono avvelenate, ha detto attenzione queste birre sono state drogate. Sempre in quella bettola c'è qualcosa che mi ha lasciato veramente di stucco, ci sono veramente rimasto. C'è questo polpo che fa il giocoliere, e grazie al cazzo c'ha più arti che palle, vedrai, sarà difficile fare il giocoliere. Ma al di là di questo, quello che mi ha colpito di questo polpo è la rappresentazione che gli hanno dato. Cioè, normalmente il polpo viene rappresentato che c'è la testa cefalopode, i due occhi e fine, no? Invece questo polpo, la testa, gliel'hanno tirata verso... così, verso l'avanti, no? E gli occhi gliel'hanno girati al contrario. Questo ha provocato che la testa diventasse il suo naso. E sotto la, infatti aveva la bocca, ed è una rappresentazione veramente strana. Io non l'ho mai vista da nessun'altra parte, ma vi giuro mi ha lasciato di stucco sta cosa, mi è garbata tantissimo. Ad ogni modo riescono a rintracciare Vampirello. Si fa inseguire in modo volontario, anche se a Basil e Topson non sembra troppo, e arrivano al covo di Ratigan. Ratigan gli ha preparato una bella sorpresina ed è lì che lo aspetta con tutte le sue guardie e riescono a catturarli e gli preparano una bella trappola mortale. Ovviamente, perché ucciderli subito quando può legarli ad una trappola per topi, metterci sopra un'incudine, mettere una cetta che cade, tutto collegato ad un unico circuito che finisce col fargli una foto. Tra parentesi, l'ho apprezzato tantissimo quello strumento di morte, soprattutto la foto finale, quella lì è veramente un tocco di classe, no? Bravo Ratigan, però cazzo Ratigan, uccidilo subito Basil e chiudila lì, perché ovviamente Basil si libera, ovviamente Basil si libera facendo due conti, eccetera, eccetera. Poi guardatevelo nel film che è tutto sommato simpatico. Ed ecco che si scopre il piano di Ratigan, incredibile! Per riuscire ad ottenere il potere della regina. Eh sì, perché i topi hanno una regina che vive a Buckingham Palace, ovviamente, no? Perché se Sherlock Holmes è a casa di Sherlock Holmes, la regina è a Buckingham Palace. Vabbè, lasciamo perdere queste trasposizioni. Insomma, qual è il piano? Attenzione, il genio del male, eh? Sostituire la regina con un androide e sposare l'androide, che ovviamente è consenziente, così da diventare il nuovo re d'Inghilterra. Ratigan, cacchio, ti sei mosso da Dio finora? Il tuo piano malefico è di sposarti con un robot? Cioè, non c'era veramente altro sistema, cioè altro modo per avere il potere? Tutto sommato potrebbe essere anche vagamente plausibile, perché se la regina acconsente, tutto il popolo non può fare altro, tra parentesi non so perché, ma non può fare altro che accettare il nuovo re. E lui ha già pronto un sacco di leggi, di robe per fare del gran canaio, ovviamente. Insomma, alla fine si scopre l'inghippo, Basil riesce a salvare il padre di Olivia e Ratigan scappa indirigibile, scappa indirigibile con Vampirello che pedala perché l'elica va a pedali. Però Basil non si arrende, raccolgono insieme a Topson e al padre di Olivia dei palloncini, creano una sorta di mongolfiera con cui partono all'inseguimento, tra parentesi, vabbè, utilizzano come propulsione altri palloncini. Insomma, c'è questo inseguimento orribile di topi a bordo di dirigibili. Arrivano al Big Ben, il dirigibile sfonda il Big Ben, salta dentro Basil, mega scontro, Ratigan ha ancora Olivia con sé, bellissima quella fase lì, tra l'altro, finalmente un po' di azione bella lugubre come merita con tutti gli ingranaggi, questo mi è piaciuto tanto, un bello scontro. Ratigan che perde tutto il suo savoir-faire e torna ad essere il rattaccio di fogna che dovrebbe essere. Mega scontro, molto simile, tra l'altro se non sbaglio, anche alla fine del libro di Sherlock Holmes. In pratica si ritrovano lì che penzolano giù dal Big Ben, cadono entrambi insieme, sia Ratigan che Basil. Però, sembrerebbero entrambi morti, ecco fatto che Basil ritorna su. Ritorna su perché il dirigibile si è schiantato contro il Big Ben, l'elica si è separata dal resto del corpo del dirigibile, quindi grazie all'elica a pedali, sfidando ogni legge fisica, Basil pedalando riesce a tornare su e a raggiungere la mongolfiera. E non ci sale sopra, questo non ha senso.
per quale motivo Basil non ha planato fino a terra? Cioè, veramente, mi stai prendendo per il culo, Basil? Un super genio come te? Cioè, questo, giustamente, finalmente trova un sistema per rallentare la sua caduta, invece anziché rallentarla e scendere, risale. Una cacchiata veramente incredibile, una caduta di stile quasi. Nella sostanza, grazie a questo film, siamo giunti ad una conclusione, no? Alla Disney i topi sono tutti buoni e vestiti, però i ratti sono cattivi. Questa è una distinzione disneyana ad hoc. Che dire di questo film? Non male, tutto sommato non male, poteva rendere decisamente di più, un intrigo censurato l'ho trovato, una cosa non elaborata nel modo giusto, perché si punta troppo al bambinesco, questa è una cosa che io odio. E il bambinesco non vuol dire, tra parentesi, adatto ad un bambino, vuol dire renderlo così gnegne, così stupido, così vuoto, così tremendamente, come vogliamo chiamare, garantista, ovattato, protetto, che non sa più di niente, che non sa, che rischia di non sapere più di niente. Questo film, alcune scene sono comunque buone, alcuni passaggi sono interessanti, soprattutto la fase dell'investigazione mi è piaciuta. Ai bambini facciamoglielo vedere questo film, che tutto sommato merita, a parte le canzoni eccetera eccetera. Anzi, tendenzialmente i bambini odiano le canzoni, quindi questo film gli si addice perché non ce ne sono troppissime. E siamo arrivati al miglior personaggio. Io non saprei a chi dare il premio miglior personaggio, sinceramente, perché comunque sia, stiamo parlando di delle macchiette già viste e riviste. E voi mi dite, ok, ma che ne so, anche Cenerentola è una cosa vista e rivista. Vero, però Disney ne ha ridato un'interpretazione. Mentre invece qua i personaggi sono tutto sommato piuttosto precisi. Sono tutto sommato molto legati alla loro controparte umana. Cioè, l'unica cosa che la Disney ha veramente fatto su questi personaggi è dargli una trama un po' diversa, ovattare il tutto e renderli dei topi. Però fondamentalmente non è che abbiano creato dei personaggi, ecco, o quantomeno dei personaggi che mi abbiano particolarmente colpito. Ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito, e forse questa sarà la prima volta che capita, perché lo voglio premiare dal punto di vista non della caratterizzazione del personaggio, ma dal punto di vista grafico. So che può sembrare una trollata questa, però forse in parte lo è, tra parentesi, però voglio dare il premio al polpo. Il polpo, così come l'hanno rappresentato, cazzo, mi è garbato troppo, con questo naso, testa, stranissimo, veramente. Mentre guardavo il film mi si è aperto un mondo di possibilità, ho detto, cazzo, hanno rigirato il mondo con questa cosa, hanno creato una nuova rappresentazione, che ha fatto, tra parentesi, zero successo, non l'ho più visto. Poi, anzi, se voi l'avete visto da qualche altra parte, il polpo rappresentato in questo modo, linkatemelo sotto al video, così lo guardo e scopro se si sono rifatti a qualcos'altro. Comunque, a sto giro, il miglior personaggio di Basil, l'investigatopo, va al polpo giocoliere. Signori, se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo con me, un bel mi piace lo stesso. Da che recepo è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney. Razzi impossibile perché sogni, dai sono speranze da voi perché si può convertir in realtà se lui tiene de corto giugno.